Bene, siamo pronti, Giulia, quando parte la diretta anche. E allora eccoci qua, benvenuti a questo terzo incontro di Verità Scorrette a cura della Scuola Martin Eden. Oggi con noi è la dottoressa Alessandra Corbetta. Vi ringraziamo per essere qui, come sempre l'incontro è in diretta, Instagram è una fortuna, anche visto il tempo tempestoso che imperversa su Padova quest'oggi, ecco, quindi un'occasione, in questo caso i social sono un'occasione preziosa e nel discorso penso che parleremo anche di social, seppure in maniera diversa. E in questo incontro verte attorno alla poesia, o meglio, il titolo dell'incontro è Il linguaggio poetante tra pandemia e complessità. Ma prima di cominciare vorrei introdurre la figura di Alessandra, che è esperta di sociologia e comunicazione, professore aggiunto all'Università Cattaneo e autrice di diversi libri di poesie e fondatrice e direttrice del blog di poesia Alma Poesia, che più che blog io lo definirei una realtà, non tanto perché è un po' di parte, insomma, ma magari poi verrà fuori, però una vera e propria realtà che si occupa di poesia da vari punti di vista, e anche questo lo approfondiremo nel corso della nostra conversazione. La chiamo conversazione, ma in realtà ci sono alcuni agganci a cui farò riferimento, e poi appunto avrai la parola tua, ecco. Quindi, come detto, l'oggetto dell'incontro sarà appunto la poesia, o meglio, il linguaggio poetante tra pandemia e complessità. Quindi, colgo subito l'occasione, Alessandra, per chiederti, per partire da questo, come mai la scelta di questo titolo, ecco, e che cosa intende, si intende in particolar modo con complessità, ecco, e qual è il rapporto con il linguaggio? Grazie Francesco intanto e buonasera a tutti e a tutti, guardo lì perché anche per la diretta. Io ho scelto questo termine, quello di complessità, per un motivo, per iniziare, ma all'inizio certo io, nel senso che tantissimi sociologi della comunicazione se ne occupano da tanto tempo, per sfatare il mito secondo cui quando noi parliamo di rete o di quello che alla rete compete, tutto si faccia immediatamente semplice. Quando noi invece parliamo di rete dobbiamo partire da un altro concetto che è appunto quello di complessità. La società interconnessa, vado a citare Dominici che studia tra gli altri questi temi legati appunto alla sociologia della complessità, è una società ipercomplessa, cioè la società delle connessioni, quella che noi abitiamo, è ipercomplessa, quindi non solo complessa, ma molto complessa. E questo potrebbe creare fin da subito appunto delle perplessità, perché noi siamo portati a concepire tutto quello che riguarda la rete come qualcosa di semplice. Credo che a tutti sarà capitato di magari sentire la mamma che si vanta che il proprio bambino di 2 anni sa usare l'iPad, no? Come se magari il bambino avesse dei tratti di genialità. In realtà sono questi strumenti che con le loro affordance, cioè con le loro appunto manualità, consentono un utilizzo molto semplice. Ma saper utilizzare questi strumenti in cui la rete si esplica non significa conoscere la rete, non significa che la rete è qualcosa di semplice. E in questo senso io credo che la realtà pandemica che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, perché forse anche parlare di post-pandemia, è un po' presto, ha messo in rilievo questa complessità. Cioè io credo che oggi non si possa più negarla, perché il Covid ha agito come una sorta di lente di ingrandimento, cioè ha messo a fuoco quelle crepe che già c'erano, ma che adesso non possiamo più ignorare, o come una sorta di acceleratore chimico che ha velocizzato una serie di processi che erano già in corso e che adesso si sono rivelati in tutta la loro drammaticità. Noi dobbiamo partire dal fatto che la nostra società si basa su quella che Castells ha definito autocomunicazione di massa,
cioè su una società che ha cambiato completamente i suoi paradigmi comunicativi, dal passaggio, pensiamo, della comunicazione da verticale a orizzontale, una modifica degli spazi pubblici della comunicazione e poi sicuramente, lo dicevi tu in apertura, il fatto dei social network. Quindi noi ci troviamo di fronte a un nuovo tipo di comunicazione che ha attraverso la rete altri spazi e che utilizza una nuova strumentazione che fino a alcuni decenni fa non era neanche immaginabile. E già qui noi ci troviamo di fronte a un paradosso, perché sebbene il tessuto connettivo della nostra società sia dato dalla comunicazione, ci sono tutta una serie di limiti con cui noi ci dobbiamo confrontare. Il digital divide, che si traduce molte volte in una digital inequality, e poi il cultural divide, cioè noi all'interno di questa rete che dovrebbe unirci e che dovrebbe annullare tutta una serie di differenze, ci troviamo in realtà ad affrontare in maniera diversa ma dei problemi che avevamo anche prima. E la realtà pandemica in questo caso ci ha mostrato come il prezzo di questa interconnessione è molto alto, è la fine del legame sociale, cioè mentre eravamo nelle nostre case e non potevamo uscire, non potevamo vedere nessuno, sicuramente lo schermo, che è un po' l'elemento in cui noi potremmo, come dire, rendere tangibile questo pensiero, ha permesso di mantenerci in contatto, ma non era sufficiente, cioè ci mancava il contatto. Quindi questa fine del legame sociale in una società che è però interconnessa è già un grande paradosso, perché quando parliamo di rete noi di paradossi ne dobbiamo contemplare un bel po', non solo questo. La rete è il regno delle coalescenze, uso questo termine riprendendo il professor Bocciartieri. La coalescenza è l'esistenza simultanea di due elementi opposti che al di fuori di quell'ambito non potrebbero esistere. Pensiamo ad esempio al rapporto pubblico-privato che è stato completamente alterato dalla rete e che ancora oggi è al centro del dibattito. Oppure la dicotomia vicino-lontano. La rete ci fa essere vicini anche se lontani, ma a quale prezzo? Poi magari lo vediamo nel corso della nostra chiacchierata. E poi la grande contrapposizione tra online e offline, mondo dentro e mondo fuori la rete. Una distinzione che forse oggi non ha più troppo senso fare, e anche qui la realtà pandemica ce l'ha assolutamente segnalato. Tant'è vero che Floridi usa questa espressione, che ha avuto moltissimo successo e che è assolutamente azzeccata, di on-life, cioè noi oggi abitiamo l'on-life, che è senza soluzione di continuità questo passaggio dentro e fuori l'online e l'offline. E che ha delle regole proprie, cioè il tentativo di trasporre le regole dell'offline all'online è assolutamente fallimentare, cioè in questo nuovo regno che si crea dovremo prendere le misure e capire cosa sta accadendo. Anche perché io credo che sia chiaro a tutti, molti sociologi della comunicazione convergono su questo, ma io credo che chiunque di noi se ne sia accorto, dicevamo anche prima, il Covid e la pandemia hanno creato una spaccatura netta. Nel loro ultimo lavoro, Magatti e Giaccardi dicono che c'è stata non la fine del mondo, ma la fine di un mondo. E io su questo sono assolutamente d'accordo. Cioè, quello che noi ci troviamo a vivere oggi non è e non sarà una ripartenza. Cioè, quando la pandemia finalmente sarà rientrata in maniera completa, quello che resta non è un ripartire, cioè dopo una breve sosta uno si rimette un po' in sesto e rifà, si rimette in movimento. No, c'è qualcosa che è finito e quindi l'unica possibilità che noi abbiamo davanti a noi è un nuovo inizio, una nuova fase che dovrà avere, per evitare di commettere gli errori del passato, che il Covid ci ha mostrato in tutta la loro prepotenza, delle strade diverse.
E questo anche dal punto di vista della comunicazione. Chiaramente di fronte a un'emergenza come quella pandemica, noi siamo anche giustamente portati a vedere prima l'emergenza sanitaria, l'emergenza economica, l'emergenza sociale, ma trasversalmente a tutte queste emergenze c'è anche quella comunicativa. Io infatti credo che la scuola Martin Heidegger con questi incontri abbia dato un segnale molto forte, cioè mettendo l'attenzione su un tema su cui assolutamente bisogna parlare e che bisogna indagare, facendolo proprio così, in chiave interdisciplinare. Perché bisogna anche sfatare questa stagnazione, questi compartimenti stagni del sapere che non portano da nessuna parte, perché se la società è ipercomplessa, e cito ancora Dominici, noi non possiamo cadere nel fascino di soluzioni semplici. Cioè se io metto l'etichetta sale sul sale e l'etichetta zucchero sullo zucchero, così evito di salare l'acqua con lo zucchero, va bene, sto attuando una semplificazione che è funzionale alla mia vita. Ma se io questa semplificazione la adotto sulla nostra società, su problemi che sono ipercomplessi, sto creando dei danni, sto andando ad aumentare e non a ridurre il problema. Il mio motto, uno dei miei motti durante tutto il periodo del Covid, è stato che peggio del Covid c'è stata solo la comunicazione del Covid. Cioè, io credo che la comunicazione pletorica, contrastante che c'è stata e che è stata definita dai sociologi come infodemia, quindi questa overdose comunicativa dove però non si capiva dove stesse, se ci fosse una verità, si è mostrata in maniera prepotente, in maniera molto forte. Cioè quando noi oggi vediamo i vax e i novax, quando qualche mese fa c'erano quelli a favore delle aperture e quelli invece a favore della chiusura, noi stiamo riducendo la complessità di cui dicevo prima a dei dualismi che sono disfunzionali perché non ci permettono di capire cosa c'è dietro questi pensieri e soprattutto non considerano che la formazione di questi pensieri così estremi, o almeno come estremi ci vengono riportati, partono da un problema della comunicazione. Perché se io non capisco qual è il problema, se non capisco quali sono le variabili in gioco, faccio fatica a formarmi un'opinione, anche perché nessuno di noi può essere esperto di tutto, supponendo che riusciamo a essere esperti almeno di una cosa. E quindi come usciamo da questo tipo di situazione con la semplicità? Dobbiamo provare ad adottare un'altra via. Dico ancora due cose a cui tengo molto prima poi di entrare nel vivo dell'intervento. La prima è che questa società interconnessa si basa sulla connessione e la connessione è una forma particolare di relazione, quindi dobbiamo capire che sta cambiando l'oggetto di riferimento, perché la connessione è una congiunzione tra soggetti che si influenzano reciprocamente, ma dove ognuno mantiene di fatto la sua autonomia, perché la connessione è perennemente disattivabile. Io in qualsiasi momento la posso interrompere. È come se fosse un grado zero della relazione, e cito Giancardi e Magatti, è come se fosse una relazione alleggerita, dove io non contemplo la durata, dove non mi ci metto seriamente e quindi non protraggo oltre il tempo in cui questa connessione mi può sembrare utile, questo tipo di relazione mi può sembrare utile. Ecco, la pandemia ci ha mostrato che la nostra comunicazione dovrebbe andare oltre la connessione, perché l'individualismo è crollato con la pandemia. Ci siamo resi conto benissimo che l'io, solo con l'io, è sterile. Questo io ha necessariamente bisogno del tu e quindi ha bisogno degli altri per potersi concretizzare, per potersi evolvere. E quindi dall'individualismo bisogna passare all'interindipendenza, è la definizione che ne dà Pandicar, cioè a un rapporto con l'altro che tenga conto, e questo anche sul piano comunicativo, della libertà che entrambi i soggetti devono avere, ma anche del legame dal quale assolutamente non possiamo prescindere.
Questo perché quando noi parliamo di strumenti comunicativi, stiamo parlando non solo del dialogo, non solo della conferenza, ma stiamo parlando di quello che avviene a tutto tondo all'interno della nostra società. Una società che oggi si troverà costretta poi a scegliere se tra la sicurezza, cioè se sentirsi sicura a fronte di tutto quello che è successo, o sorvegliata, cioè noi ci stiamo dirigendo verso un capitalismo della sorveglianza in cui noi ci concediamo direttamente a questa forma di controllo. Lo storico Harari parla di un passaggio dalla sorveglianza over the skin, cioè sopra la pelle, una sorveglianza che noi vediamo, ha una sorveglianza under the skin, sotto la pelle, il contapassi, il contabattiti, e a cui noi, lo dicono Bauman, lo dice Lyon, ci offriamo in maniera spontanea, proprio perché in questo nostro farci trasparenti pensiamo di poter essere al sicuro, ma nel farci trasparenti diventiamo anche più deboli. E allora, visto che lo scenario che ci si prospetta è questo, è ovvio che le soluzioni del passato e gli strumenti comunicativi con cui tutto questo veniva detto e soprattutto non detto o detto con parole altre, deve essere riscritto, cioè noi dobbiamo trovare una nuova odologia, una nuova strada che provi a ridare un senso alla parola, alla comunicazione. E una di queste strade, e così arriviamo un po' al fulcro dell'incontro, può essere quella del linguaggio poetico. Bene, allora, intanto grazie per questa preziosa introduzione. Se ci sono domande o ragionamenti, comunque invitiamo al termine della conferenza. Diciamo che appunto emerge anche appunto, la necessità di un nuovo codice di comportamento, di conoscenza e cognizione, appunto di scambio, di comunicazione. Hai parlato anche di semplificazione, alla quale spesso magari si contrappone il termine più utilizzato, quello della banalizzazione, ecco, che sono cose differenti ma che vanno avanti di pari passo. E emerge comunque la necessità di un nuovo scambio della parola. La parola così come normalmente la concepiamo e la parola poetica, ecco. Quindi nella seconda parte, appunto, so che comunque c'è appunto un'indagine proprio tra parola e parola poetica, quindi io ti lascio subito parlare, però prima so che c'era anche una lettura di una poesia, ecco, che va a chiudere questa prima parte. Quindi ti invito a leggerla e poi appunto a continuare. Io ho scelto ovviamente tra tantissimi testi poetici questo di Rolf Jacobsen, che è un poeta norvegese dell'inizio del Novecento, appartenente alla cosiddetta corrente della Green Poetry, cioè di questa parte di poesia che si occupa specificamente dei temi ambientali quando ancora non erano così sotto l'occhio dei riflettori, perché credo che ci sia una misura esatta di un paio di concetti che vorrei che poi rimanessero al termine di questa conversazione. Allora, ve la leggo e poi ne discutiamo insieme. La poesia si intitola Mai come oggi, io la leggo nella traduzione di Luigi Di Lucio. Mai abbiamo avuto così profonde poltrone e così larghi divani attorno ai tavoli. Mai i tecnologi avevano creato tante meraviglie mondiali e il cervello è pieno di ansie. E ci nascondiamo dietro le nostre ombre. Mai le parole furono così gridate, e le immagini e i ritmi devono mescolarsi con le Coca-Cole per far indietreggiare i pensieri e diventare innocui. Mai abbiamo avuto così poco tempo. Mai tanta nostalgia per una parola umana dietro i nostri versi. E verità e calore umano dietro l'urlo dei corvi. Il primo motivo per cui ho scelto questo testo è perché Jacobsen lo scrive intorno agli anni 80 del secolo scorso, quindi è un testo di circa 40 anni fa, eppure
se non dicessi la data potremmo pensare che è stato scritto l'altro ieri. E questo ci dà misura del fatto che i poeti non sono degli esseri strani o emarginati, avulsi dalla società, ma sono persone che questa società la abitano, la vivono e che riescono ad avere una visione particolare su quello che accade, a volte mi verrebbe da dire anche preveggente. Quindi è vero che noi abbiamo un immaginario, il concetto di immaginario è molto affascinante, noi oggi non lo approfondiremo, ma rimanda sicuramente a una componente intima personale e a una invece socioculturale, cioè il nostro immaginario è frutto di quello che noi siamo come singoli e frutto di quello che noi siamo in quanto appartenenti a una specifica comunità e a uno specifico periodo storico. Ma l'immaginario del poeta continua a essere quello di qualcuno che da questa società è fuori, o è dentro, o è bohemien, o è ammalato, pensiamo all'immaginario legato a Leopardi, cioè è qualcuno che sostanzialmente su questa società non ha poi molto da dire, o ha da dire agli altri suoi simili, ma non alla gente comune, usiamo questo termine. Esatto, come se la parola del poeta non fosse degna di essere ascoltata perché è qualcosa di altro, cioè è qualcosa che non ci riguarda. E in questo una responsabilità è sicuramente da attribuire in parte anche ai poeti stessi che in un certo qual modo anche oggi vogliono e tendono a conservare questa nicchia, come se la campana di vetro potesse essere in qualche modo utile oltre che a loro stessi. Con questa poesia io credo che ci si possa facilmente rendere conto di come invece i poeti e le poetesse, quando parlo di poeti parlo ovviamente anche di poetesse, siano invece assolutamente immersi all'interno di questa società e che anzi proprio grazie all'arte poetica conoscano forse meglio degli altri le parole giuste con cui questa società provare a descrivercela. Cioè, con cui di questa società dirci qualcosa che noi altrimenti non avremmo visto o magari avremmo valutato in maniera diversa. Ho scelto questa poesia anche perché ci dice di una condizione della parola che oggi è più viva che mai, e cioè questo binomio contrastante tra assenza e abuso. Jacobsen dice le parole mai furono così gridate, eppure poi dice di questa nostalgia per la parola, ma come se la parola è gridata uno dice basta, non la vorrei neanche più sentire, e invece no, c'è nostalgia per la parola umana. È esattamente quello che accade oggi, viviamo in una società che proprio perché è interconnessa ci sommerge di parole, anche di immagini, ma anche di parole, e noi non riusciamo più nemmeno a distinguerle, e questo è stato anche durante la pandemia. La comunicazione pandemica, lo dicevamo prima, è stata un'overdose di parole però vuote, in cui quel legame che De Saussure aveva riscontrato tra significante e significato è andato a farsi benedire, perché quelle sillabe, quei suoni, sempre più difficilmente riusciamo a ricondurle a dei significati specifici. E quindi nel momento in cui questo legame è rotto, la parola perde di significato. È per questo che Jacobsen ci dice la nostalgia. Noi abbiamo nostalgia della parola umana, cioè della parola che ci dica qualcosa in più, qualcosa di altro, oltre che la parola stessa. E mi sembra che poco lontano dalla poesia ci sia questo spazio, ecco perché la poesia può essere una forma di linguaggio al quale attingere per costruire la comunicazione del domani, cioè la comunicazione a cui noi tutti ci dobbiamo rivolgere. E questa non è una novità. Io ho voluto menzionare, voglio menzionare questo testo che è stato scritto nel 1997 da David White e che si chiama Il risveglio del cuore in azienda, dove White, che analizza una serie di realtà aziendali, e già azienda poesia ci sembra qualcosa che non quadra, qualcosa che non funziona, perché lui dice che l'intuito e la visione del poeta e la parola del poeta
possono creare ambienti lavorativi migliori in cui poi il clima che si crea permette anche una produttività maggiore. Perché la poesia non è solo parola, ma è anche empatia nei confronti del mondo, è anche visione lunga e visione con la coda dell'occhio sul mondo. E allora White, con questo testo che ripeto nel 1997, dice: portiamo la poesia e tutto quello che la poesia comporta anche all'interno delle aziende, perché ciascuno di noi, anche quando è sul posto di lavoro, cioè quando è chiamato a un altro tipo di comunicazione, porta con sé quella parte apollinea e quella parte dionisiaca che gli appartengono e che non vengono meno nel momento in cui è chiamato a interagire col mondo come professionista, perché attraverso la poesia lui può riconoscere se stesso in questa complessità. E ritorna ancora il termine con cui abbiamo aperto. Quindi il testo di White insieme alla poesia di Jacobsen sono importanti, credo, per farci capire che la poesia non è più qualcosa che deve rimanere a latere, ma è qualcosa che dovrebbe rientrare al centro. Quindi chiediamo ai poeti qualcosa sulla nostra società, perché forse hanno le parole migliori per potercela dire. Chiediamo ai poeti di ricongiungerci con la complessità del mondo. Eugenio Borgna, che è un notissimo psichiatra e docente, in Parlarsi la comunicazione perduta dedica una parte proprio alla comunicazione poetica, cioè alla lingua della poesia, in riferimento al rapporto medico-paziente all'interno dell'ambito psichiatrico, asserendo che la poesia è capace di stare sulla soglia, quindi di considerare il dentro e il fuori, di considerare la luce e il buio. Cioè, nella nostra società, che è una società ipercomplessa, o noi capiamo che non possiamo mettere etichette banalizzanti su tutto per ridurre i problemi a un nulla, per, come dicevi tu, Francesco, per banalizzarli, quindi o capiamo che dobbiamo trattare la complessità come merita, altrimenti quello che succede è la banalizzazione di qualsiasi questione, anche questioni fondamentali, questioni di vita e di morte come quello che sta accadendo oggi, e poi a pagarla saremo ancora noi. L'ultimo punto che volevo toccare prima di, insomma, di addentrarci un po' in distanze obliterate riguarda le caratteristiche di questa comunicazione in rete, che sono molto più vicine al linguaggio poetico di quanto ci si potrebbe aspettare. Vera Gheno, che è stata ospite nel primo di questi incontri, ha pubblicato questo testo che si chiama Social Linguistica Italiano-Italiani dei Social Network, in cui evidenzia quelle che sono le caratteristiche della comunicazione in rete, cioè come si è evoluta la comunicazione della rete, dicendo che di fatto questo linguaggio web è tarato intorno a un italiano medio che ingloba in sé degli elementi della lingua parlata e della lingua scritta, e che quindi costituisce una terza via che potremmo chiamare in vari modi l'italiano parlato scritto, insomma. Al di là però della definizione, ci interessa capire che è una lingua ibrida, che deve tener conto di alcuni aspetti. Il primo è quello della necessità che da sempre la rete ha portato con sé di sentirsi parte di una comunità, cioè noi dentro la rete siamo un po' come siamo fuori, cioè vogliamo gli altri, vogliamo sentirci parte di qualcosa, e quindi un linguaggio che crei o tenti di creare aggregazione. Dall'altra parte, la necessità di sopperire l'assenza fisica del corpo, perché la comunicazione in rete è per eccellenza una comunicazione mediata che frappone lo schermo tra noi e gli altri. Quindi questa lingua che noi parliamo in rete dovrà tentare il confronto empatico con l'altro. Pensate ad esempio anche all'argomento che viene fatto degli emoji, quindi di queste faccine che in qualche modo comunicano. Com'è questa comunicazione in rete? È una comunicazione basata
sulla logica del minuscolo, secondo la definizione che ne dà Crystal, cioè le maiuscole vengono utilizzate in rari casi e non sicuramente secondo le regole grammaticali. Se ci arriva un messaggio tutto maiuscolo, pensiamo che sia qualcosa di grave, di urgente, oppure che dall'altra parte non si sappia utilizzare la tastiera. Non vengono rispettate pedissequamente le regole della punteggiatura. Molte volte ci sono fenomeni di scrivizio continua, quindi di parole scritte una legata all'altra. Poi questo ha una derivazione anche economica, perché i primi SMS, quando ancora non c'era WhatsApp, se passavi nella seconda pagina pagavi di più il messaggio, e quindi si cercavano delle espressioni brachilogiche o si scriveva appunto tutto attaccato. Quindi la lingua, rispetto alla norma o rispetto alle regole grammaticali, nel momento in cui entra nella rete, nelle chat, in tutti gli strumenti di scrittura che noi lì troviamo, si tara in questo modo. Ma qual è quella forma linguistica che più delle altre sovverte la norma? È la poesia. Noi in poesia troviamo un uso particolare dello spazio, troviamo le parole, mi viene in mente Paganelli ad esempio, tutte attaccate per formare un unico sostantivo, troviamo le maiuscole e le minuscole usate, come dire, secondo a discrezione del poeta, e troviamo ad esempio le onomatopee, cioè delle parole che provano a ricreare i suoni, in questa necessità di sfondare la barriera che poteva essere della pagina e che adesso è dello schermo. Quindi la poesia non solo ci viene incontro perché ci dà una visione del mondo, perché crea un contatto empatico, perché può essere preveggente, cioè quanto abbiamo detto finora, ma anche perché dal punto di vista strutturale ben si combacia ad alcune delle caratteristiche che la scrittura della rete può avere. E quindi anche qui non è qualcosa di anacronistico, non è qualcosa di fuori né dal tempo né dallo spazio, ma è invece qualcosa che anche dal punto di vista strutturale ci accompagna a una nuova comunicazione che, ripeto, noi dobbiamo essere in grado di creare. Mi sono preso un po' di appunti. Ho visto che scrivevi. Una piccola convenzione. Grazie Alessandra anche per questo intervento. Mi sono venute in mente delle cose mentre parlavi. Innanzitutto, appunto, questo sfatare la concezione del poeta come semplice osservatore fuori dal mondo, perché lui interviene anche direttamente con la sua parola, cioè la parola agisce, ha un effetto, ha una causa e ha anche una conseguenza. E poi c'è questa appunto figura del poeta della rocca, però in realtà anche questa è una cosa da sfatare, una concezione forse da battere o comunque da rivedere, anche proprio nell'ottica della dimensione del gruppo, quindi della ricerca di una comunità, di un gruppo in cui ritrovarsi, identificarsi e comunicare, trovare un riscontro, perché poi comunque la poesia si fa, mi è piaciuta quell'espressione appunto sulla soglia, che la poesia comunque si fa sia ricerca, poi confermi o smentiscimi, sia ricerca sia traccia di riscontro, ecco, andando appunto oltre quell'immediatezza di cui hai parlato. Poi mi è venuto in mente anche un'altra cosa, che appunto il poeta come figura avulsa dal mondo, messa in disparte o che si è automessa in disparte. In realtà comunque noi veniamo da retaggio, anche da Macedonia, la figura del poeta abate, quindi tutto il contrario, cioè andiamo in estremizzazione, insomma, del ruolo e della potenza appunto anche del poeta. Poi arriviamo appunto al poeta intellettuale, poi forse siamo scesi di via al poeta divulgatore, fino ad arrivare al poeta intrattenitore, al poeta giullare magari, appunto sempre in riferimento allo scambio della parola, alla pubblicazione della propria parola, ecco. E questo forse anche si va a legare all'immediatezza, a una maggiore fruibilità della poesia, del linguaggio poetico e del concetto, non solo appunto della poesia intesa come componimento, ma della poesia stessa, ecco. Però forse questa è una cosa che si rileva sia anche magari dal punto di vista anche generazionale, e forse anche questo
che emerge comunque dell'antologia di cui parlerai a breve, Distanze letterarie, in cui emerge proprio anche il rapporto che il poeta ha con la rete e con altri, la percezione che ha della rete e la percezione condotta del rapporto che ha con altre persone grazie alla rete oppure non grazie alla rete. Ecco, questo è un barlume delle cose che appunto sono trapelate da questo lavoro di ricerca, di cui appunto ti lascio subito parlare. Non mi ricordo se c'era un'altra poesia legata più tardi. Sì. Perfetto. Allora. Leggiamo ancora qualcosa. Sì, ecco, tu hai fatto molto bene, Franci, a fare questa precisazione, perché chiaramente la figura del poeta è cambiata nel corso dei secoli. Nel momento in cui dico che il poeta rimane inascoltato, faccio riferimento soprattutto ai nostri giovani, cioè non è stato invitato nessun poeta, per esempio, a dire come la pensa su quello che sta accadendo. Già abbiamo fatto fatica ad ascoltare sociologi o psicologi perché abbiamo sentito solo i virologi, come se tutto il resto non contasse, figuriamoci il poeta. Ecco, però c'è stata sicuramente un'evoluzione ed è proprio in nome di questa evoluzione che forse il poeta potrebbe ritornare a giocare un altro ruolo proprio alla luce di questa società ipercomplessa, quindi riprendere dei ruoli del passato oppure forse meglio adattare, creare un nuovo ruolo alla luce di quello che è la società oggi. Anche perché poi gli strumenti della poesia vengono continuamente utilizzati, non dico in maniera impropria, ma sicuramente anche in altre sfere del sapere. Se ci viene in mente la comunicazione giornalistica che ha accompagnato il Covid, una delle figure retoriche più utilizzate è stata la metafora. La metafora non è però solo una figura retorica, perché in quanto figura retorica di pensiero si collega ancora una volta all'immaginario, alla creazione di idee, quindi è uno strumento molto potente, non è quell'esercizio stilistico che aveva teorizzato Quintiliano. Infatti poi insomma, la metafora è stata assolutamente riteorizzata nel corso dei secoli. Con i ragazzi del corso dove insegno abbiamo lavorato un po' sulle metafore che sono state utilizzate in riferimento alla Lombardia, che è la regione dove io abito, per parlare del Covid, e è emerso che il gergo di riferimento fosse quello marziale, quindi il combattente, l'eroe infermiere, la guerra, il nemico Covid. E questo già ci dà un'idea precisa, cioè il fatto di utilizzare questo tipo di parole e non altre ci colloca di fronte all'evento in una posizione di inferiorità, in una posizione di debolezza. Sontag in Il Metaphor dice appunto che l'uso della metafora per parlare della malattia o per parlare di un evento funesto indirizza la nostra visione dell'evento stesso. E quindi come mai, cioè chi ha deciso che del Covid si parlasse come di una guerra? Quali sono i tratti che davvero ha in comune e quali sono stati aggiunti? Parlare del Covid come di una guerra invece che come un'altra cosa, quali ripercussioni ha sul nostro vissuto? Ecco, mi sembra che una riappropriazione della parola in questo senso da parte del poeta possa essere davvero una strada percorribile. Anche perché, e vado ad addentrarmi allora in distanze obliterate, i poeti e le poetesse ci sono sembrati, e parlo al plurale perché questo è un lavoro corale, è un lavoro seguito dal blog Alma Poesia che ho fondato l'anno scorso e che tuttora dirigo, ci sembra che siano invece molto perspicaci, molto lucidi su quello che sta avvenendo in questa società, i cambiamenti che la rete ha portato con sé. Allora, questo volume si chiama appunto Distanze letterarie, generazioni di poesie sulla rete, è uscito a maggio del 2021 per Punto a Capo Editrice ed è un tentativo che io e tutti i ragazzi e le ragazze di Alma, siamo un team di 10 persone, adesso con la ripartenza di settimana prossima diventeremo 12 perché c'è un sacco di lavoro da fare, Francesco lo sa bene. Abbiamo provato a capire qual è lo stato di poesia e rete,
cioè cosa ne pensano i poeti della rete, come l'hanno vissuta. Cosa abbiamo inteso per rete in questo lavoro? Per rete abbiamo provato a intendere gli effetti del media shock sul linguaggio, il cambiamento delle percezioni identitarie relazionali, la modifica dello spazio-tempo, dispositivi tecnologici, insomma, in maniera molto ampia tutto quello che alla rete e al web inerisce. Il lavoro è diviso in due parti, i testi degli omaggi, quindi dei versi che poetesse e poeti affermati del panorama poetico contemporaneo italiano ci hanno donato, ovviamente sul tema rete, e invece una parte di poeti e poetesse che abbiamo selezionato attraverso un lungo lavoro di Cervita, dopo che è stata aperta una call, quindi un bando per chiunque avesse più di 18 anni di età, in cui chiedevamo una mini syllage, quattro componimenti sul tema della rete. Poi, appunto, con dei punteggi e delle graduatorie abbiamo incluso quei lavori che secondo noi erano più pertinenti e che meglio potevano rappresentare questo argomento. E abbiamo voluto farlo in chiave transgenerazionale. Cioè abbiamo voluto vedere non solo come poeti e poetesse parlano di rete, ma anche quali sono le differenze, le analogie con cui lo fanno in base alla generazione o in base alla fascia anagrafica di appartenenza. Sigler, il filosofo, sottolinea quanto sia importante prendersi cura delle generazioni e anche noi siamo convinti che non si può più guardare alle generazioni come compartimenti stagni e anche qui il Covid un po' lo ha fatto, gli anziani, gli adulti, che poi non si sa neanche bene quando uno si diventa adulti, i giovani, male del mondo, capo espiatorio di tutto, i bambini. Allora, le generazioni non sono dei compartimenti stagni, ma sono dei vasi comunicanti, perché noi banalmente dobbiamo pensare che l'adulto di oggi è stato il giovane di ieri e il giovane di oggi sarà l'adulto di domani, quindi è inutile che li mettiamo in dei cantucci separati, perché c'è una comunione e una comunicazione tra queste generazioni e che anzi, leggendole in maniera trasversale, noi possiamo intuire qualcosa di più su quello che ci sta accadendo. E quindi abbiamo suddiviso le autori e le autrici per fasce anagrafiche che coincidono bene o male con i decenni e abbiamo accompagnato ogni gruppo con un commento critico, perché questo lavoro, più che un'antologia, vuole essere un volume di studio su questo argomento. Il sottotitolo quindi è Generazione di poesie sulla rete per questo motivo. Il titolo, Distanze obliterate, noi l'abbiamo ricavato da un verso di Giovanna Rosanini, che è diventata poi la madrina di questa pubblicazione perché ci ha concesso proprio di utilizzarlo per titolarla, e che secondo noi, a fronte di tutto poi il lavoro che abbiamo fatto, meglio rappresentava quello che se ne è ricavato. Cioè noi abbiamo titolato alla fine perché volevamo trovare qualcosa che rispecchiasse il messaggio conclusivo, sintetico, che il volume poteva dare. Vi leggo la poesia di Rosanini, da cui abbiamo appunto tratto il titolo e poi vi faccio alcune considerazioni su questo concetto di distanze obliterate. Scrive Rosanini: la soglia vertebrale del possibile si coniuga con l'immateriale. Sono voci in compresenza che dicono un mondo di distanze obliterate, Babele, in cortocircuito temporale. Ecco, il concetto di distanza è stata da subito la grande promessa della rete, cioè la rete ci dice che non esisteranno più distanze, non esisteranno più distanze nello spazio perché saremo tutti vicini, pensiamo alla videochiamata o alla registrazione che è in corso adesso, ma queste distanze spaziali sono fin da subito delle distanze temporali. Pensate ad esempio a Facebook. Facebook nasce con l'idea di mantenere i rapporti, i legami con i compagni universitari che si sarebbero persi sì nello spazio, cioè poi ognuno ritornava alla propria dimora oppure per lavoro si sarebbe spostato, ma che sarebbero di fatto rimasti lontani anche nel tempo, perché poi la vita cambia, cambiano le esperienze individuali. Quindi la rete va subito ad agire su questa duplice dimensione spazio-temporale.
E poi l'altra grande promessa era l'annullamento delle distanze relazionali, senza pensare ai siti di incontri, ma quello nuovamente che è accaduto durante la pandemia. Cioè, anche se siamo distanti, noi siamo vicini, perché lo schermo ci tiene in contatto. Schermo e connessione, e noi è come se fossimo lì. Non è stato proprio così, oppure se è stato così, il prezzo della fine di queste distanze è stato altissimo. E gli autori e le autrici di distanze obliterate se ne sono resi conto in maniera quanto mai chiara, che questa distanza pesava, che questa distanza è costata molto. E perché obliterate? Obliterate è un termine bellissimo che rimanda all'oblio, che è un altro dei grandi temi della rete. Tutto va veloce, tutto si cancella, tutto subito si dimentica, eppure niente si dimentica mai davvero. Pensate ai problemi di porn, ai problemi di cancellazione di quello che abbiamo postato sulla rete. Quindi questa contraddizione della rete, dove tutto passa veloce eppure tutto rimane. Ma obliterato è un oblio legato alla cancellazione della parola, cioè il biglietto è obliterato perché viene cancellato e quindi non è più valido. Ecco, queste distanze sono così, sono obliterate, e il fatto che l'obliterazione rimandi proprio alla cancellazione della parola ci è sembrato veramente illuminante rispetto a quello che abbiamo trovato all'interno di questi testi. Perché questa distanza che si è creata è in realtà un distacco, anche se distacco credo che ci faccia più paura dirlo, perché distacco è una separazione di qualcosa che prima era intero, in cui una parte è stata strappata e messa da un'altra parte, e che rimanda un po' all'idea del simbolo. Simbolo, in greco symbolon, è qualcosa in cui ci sono due parti e per ricongiungersi queste due parti dovrebbero essere rimesse insieme, tanto è vero che un elemento simbolico ha significato se io lo sovrainterpreto. E noi siamo un po' oggi tutti così, cioè siamo in giro con la nostra parte a ricercare quell'altra, che non è la ricerca dell'anima gemella, ma è la ricerca di qualcosa che ci completi, che faccia venire meno questo distacco dagli altri, questo distacco dal mondo, questo distacco anche dagli ideali e dai valori. Ecco, le distanze obliterate sono l'emblema di questo distacco. Noi ovviamente, avendo fatto questo percorso transgenerazionale, ci aspettavamo, e così devo dire in larga parte è stato, delle profonde differenze tra una generazione e l'altra, perché queste generazioni si trovano a vivere in anni molto diversi l'avvento della rete, e questo porta per loro a creare degli immaginari molto diversi. Se noi pensiamo, allora, voi tenete conto che partiamo da un testo di Kemeny nato nel 1938 e arriviamo a un testo di Federica Rasi del 1999, cioè questo, sì. Di Padova, vero? Pensate che, quindi è ovvio che le differenze siano fortissime. Nelle prime generazioni, quindi quelle degli anni 40, 50 e 60, degli anni 60 si è occupato specificamente proprio Francesco, quello che prevale è un senso di nostalgia rispetto a un passato che sembra non poter più tornare. La nostalgia, come la intende Emiliano Monreale, cioè come idealizzazione di qualcosa che è stato prima e che noi nel presente non possiamo più rinvenire, anche perché il presente che noi ci troviamo a vivere è, come lo chiama Ferraresi, un iperpresente, cioè un presente che fagocita tutto, il prima, il dopo, il passato e il futuro. E quindi c'è questa idea di guardare indietro con incanto, nella consapevolezza che quel qualcosa non potrà più tornare, e che poi nelle generazioni successive, soprattutto quella degli anni 70 e poi 80, si traduce nella volontà di provare prima ad applicare le regole dell'online all'offline, cioè quello che accade fuori dalla rete provo a rifarlo anche in rete,
con dei tentativi che ovviamente sono fallimentari o riescono ad essere solo abbozzati. E questo appunto, man mano noi passiamo dagli anni 70 agli anni 80, diventa uno sperimentalismo, cioè nel momento in cui capisco che quello che c'è prima non può più tornare e il dopo sembra imponderabile, provo a ricostruirlo in qualche modo all'interno del presente, fino ad arrivare alle generazioni più recenti, quindi la seconda metà degli anni 80 e poi gli anni 90, in cui la frattura non è avvertita, perché questi ragazzi e queste ragazze o sono nati con la rete o comunque l'hanno conosciuta davvero presto e quindi loro non hanno questo senso di nostalgia di qualcosa che non hanno conosciuto. Eppure si sente una tensione. Alessia Bronico, che ha firmato con me la postfazione al volume e che si è occupata specificamente dell'analisi del linguaggio all'interno di questi testi, nota come il termine rete, che è largamente utilizzato nelle generazioni più adulte, diciamo, e che ha sempre un senso negativo, di gabbia, di rete fisica che tiene impigliati, man mano viene abbandonato nelle generazioni successive, proprio perché non c'è neanche più bisogno di chiamare quel qualcosa che fa parte del proprio universo. E in questo procedere verso le generazioni si assiste anche a una fluidità del linguaggio, a una necessità, scrive Bronico, di continuare a rifare da capo. Allora, io un po' a rappresentazione di alcuni di questi concetti chiederei a te, Francesco, di leggere il testo di Pier Sandi. Pier Sandi è insomma uno dei più importanti poeti contemporanei, docente, universitario, uno degli autori degli omaggi, perché il suo testo, che si intitola appunto Parole, ci dà proprio la misura di quello che è accaduto. Quindi prima di fare ancora qualche considerazione lascerei a Francesco la lettura. Parole. Sguillano le parole sui vetri e tra le dita, come le bisce un giorno giù nel fosso guardavi scomparire nella malva. Spesso non sai che dicono, dove vanno. Sono strisce che s'accendono e spengono. Ma tu sognavi un giorno, da ragazzo, che le parole scritte nel quaderno qualcuno le leggesse in quello stesso istante, per magia. Qualcuno lontano, il più lontano, anche in Australia. Ma le parole oggi sono troppe. Quelle luci si intrecciano e confondono nel confuso cosmo della rete, la luce che rifulge e la parola che pesa. Così difficile fermarla, ma resta la magia. Ascoltavo un tempo nel mio fosso le voci rincorrersi dalle valli. Oggi le voci corrono nel mondo, come la riga dell'antico maestro sul mappamondo. Grazie. Quindi, grazie a te. Io qui tra l'altro mi ero appuntato un appunto personale per perché si scrive e le troppe parole, quindi la frammentarietà, la dispersione. E quindi ecco, recupero l'appunto che mi ero fatto per un'altra. Ecco, il problema, non ci eravamo messi d'accordo, è proprio questo. Cioè, la cosa sorprendente di questo lavoro è stata che, nonostante tutte queste differenze, poi appunto leggendo il volume ci sono tutti gli interventi critici curati dai membri di ANMA che mettono a fuoco le specificità di ogni gruppo generazionale. Ma la cosa sorprendente è che al di là di queste differenze c'è un grande filo conduttore, che è la voglia, la necessità, l'urgenza, mi verrebbe da dire, di interrompere questa frammentarietà. Cioè, la pandemia ci mostra che l'uomo isola non funziona, non esiste. C'è un'opera di un giovane, Francesco Ottonello, uscita l'anno scorso, che si chiama Isola Aperta, anche insomma in riferimento alla sua terra d'origine che è la Sardegna, che ricolloca però questo tema che in sociologia è così importante dell'uomo isola che deve farsi arcipelago, che può farsi arcipelago. Ecco, diciamo che dal 1938 fino al 1999
quello che si vuole è ricomporre l'intero, uscire dalla frammentazione. Ovviamente le soluzioni proposte sono diverse, le prime generazioni, lo dicevo prima, guardano all'indietro, cioè pensano all'intero come qualcosa che loro hanno conosciuto e che quindi vorrebbero riprodurre. Le generazioni più nuove, chiamiamole così, che non hanno questo ricordo, non hanno questo tipo di memoria, vogliono provare a trovarlo nel futuro. Le generazioni di mezzo si muovono tra questi due binari. Ma la cosa sorprendente è davvero questa, cioè che in un lasso temporale così esteso e così profondo c'è un'unica necessità, che è quella di eliminare la frammentazione. In questo movimento che è distopico e utopico allo stesso tempo, quindi ritornano un po' sia le coalescenze di cui dicevamo prima e sia il discorso di complessità, perché complesso non è complicato, è qualcos'altro, però anche solo in un lavoro di questo tipo la complessità emerge in tutta la sua forza. Il professor De Michelis, che è un sociologo economico e che ha firmato la prefazione a questo volume, ripone in gioco il rapporto poesia e rete, che molte volte, troppe volte, è rientrato in quel dualismo banalizzante del tipo la rete salverà la poesia, no, la rete ucciderà la poesia. Bel versus in mezzo, come se fosse un duello da cui una delle due, o la poesia o la rete, alla fine deve uscire sconfitta. De Michelis ci dice, e io sono assolutamente d'accordo con lui, e lo siamo proprio come Alma Poesia, che nel momento in cui noi riusciamo a riappropriarci dello strumento tecnologico, allora lo possiamo rendere funzionale alla poesia o più in generale all'arte. Se noi rimaniamo schiavi dello strumento tecnologico, allora ne verremo fagocitati e sarà lo strumento tecnologico ad utilizzarci. Il rischio per la poesia, ma non solo, è quello di cadere nella fabbrica rete, così la chiama De Michelis, cioè in una rete che ci mette al suo servizio, che ci dice cosa, come e quando fare. Quindi noi dovremmo essere in grado di ribaltare questo tipo di meccanismo. Non a caso uno dei termini che ritorna nei sociologi oggi, lo stesso De Michelis insieme a Bartolini ha fatto uscire un saggio a maggio 2021 intitolato La vita lucida, che è un dialogo tra lui e Bartolini, che è un filosofo, perché c'è bisogno di lucidità, cioè fuori da questo annebbiamento che l'overdose comunicativa ha creato e che un uso improprio, appunto tra assenza e abuso della parola, ha creato, tenendo conto di questa complessità strutturale. Perché la poesia non è solo linguaggio, ma prima di essere linguaggio, credo che Gheno nel suo intervento l'abbia detto, come la parola è atto di identità prima di tutto e poi diventa atto con cui io creo la tribù e faccio parte della tribù, ed è poi un atto anche attuale, creativo e performativo. La parola rimanda sempre a un pensiero e oggi noi viviamo in una società basata su un pensiero razionale, su un pensiero calcolante, ma l'essere umano e la società stessa non possono essere ridotti a questo tipo di pensiero, che pur deve esserci, ma non può essere fagocitante tutto il resto. La continua riduzione di questioni qualitative a dati quantitativi, e anche questo durante la pandemia è stato fatto in larga scala, non è prolifero, non è produttivo, cioè noi abbiamo bisogno di quello che Heidegger chiamava pensiero meditante meditativo, e mi pare che la poesia e il linguaggio poetico di questo tipo di pensiero ne faccia l'abuso. E quindi noi, per ricostruire la comunicazione, ma non del futuro, la comunicazione dell'oggi, dobbiamo adottare nuove strade, e la poesia, alla luce un po' di tutto quello che ci siamo detti finora, mi sembra una strada molto convincente. Io voglio chiudere leggendovi
le righe proprio finali della prefazione di De Michelis, perché credo che sintetizzino in maniera puntuale sia quello che noi abbiamo cercato di fare con distanze obliterate, sia quello che noi come alma sentiamo un po' come valore guida, come ideale trainante, e quello che insomma, mi piacerebbe che le persone che hanno seguito l'incontro si portassero a casa. E quindi, ultima riflessione, la poesia non deve restare chiusa nell'individuo che la scrive, è anche questo, aiutandolo a guardare e a guardarsi, ma deve soprattutto parlare al mondo, allargando la nicchia che è, e perfino provare a cambiarlo, perché, come scriveva Turoldo, poesia è rifare il mondo dopo il discorso devastatore del mercandante. Grazie. 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 Bene, allora, se ci sono domande, se ci sono spunti anche, ok. Altrimenti, beh, ci sarebbe modo, magari in un'altra sede, in un'altra occasione, di parlare delle possibilità di sperimentare della poesia e con la poesia e per la poesia, ecco. Nella dimensione della fabbrica, uscendo da questa concezione, ma anche al di fuori, ecco, insomma, quindi sarebbe un altro spunto, secondo me, sicuramente da approfondire. Non ho una domanda, però a parte l'intervento davvero interessante, uno spunto, quasi una provocazione, sul finale, quando parli della poesia in qualche modo strumento trasversale, di fatto lo è, io concordo con te, però non credi che questa trasversalità della poesia in un mondo come il nostro, che fa della qualità, la quantità, una sorta di continuo, diciamo, senza i riferimenti del genere, possa trasformare anche la poesia in qualcosa che qualcuno diventa mercato, diventa quantità, e perde il suo spunto di riflessione al quale noi diciamo, lettori di poesia, siamo affezionati. Questo che tu tocchi è un punto fondamentale, che è un po' quello che ha alimentato tutte le polemiche o le questioni rispetto al discorso poesia e rete, perché noi dobbiamo partire dal presupposto che sicuramente la rete in senso lato e la poesia siano molto differenti, soprattutto da un punto di vista delle tempistiche, cioè per essere scritta, per essere letta, per essere metabolizzata, sicuramente la poesia ha dei tempi che non collimano con quelli della rete, dove pensiamo che il tempo di permanenza di un giovane su una pagina è di 8 secondi, quindi... E questo ha portato già a quella che potremmo chiamare una deriva, ma forse il termine conseguenza è sufficiente, di cui parli tu. Pensiamo ad esempio al fenomeno dell'instapoetry, cioè di versi, frasi molto brevi che vengono messe su Instagram accompagnate da un'immagine, cioè Treccani ne dà questa definizione di abbinamento parole sintetiche immagine. È un rischio che si corre. Se io decido di uscire di casa al posto che rimanerci, sto correndo un rischio, e in questo caso l'insorgere di questo tipo di fenomeni, tra i quali l'instapoetry, bisogna capire se è un rischio che vale la pena correre, ed è forse una domanda che molti non si fanno, cioè si fermano prima di essersela posta, cioè dicono nel momento in cui può esserci, adesso uso l'instapoetry ma potremmo considerare anche una serie di fenomeni, allora io tengo la poesia sotto la mia campana di vetro. Non so se però è quella la strada, cioè per evitare che ci sia una cosa che poi comunque c'è lo stesso, evito di farne tante altre.
No, io credo che è arrivato assolutamente il momento di correre il rischio, e correre il rischio vuol dire prendersi anche la responsabilità di questo rischio, di valutarlo, quindi non deve essere una follia, deve essere un rischio calcolato, cioè, credo che ci voglia coraggio, ecco, il coraggio è chi sfida il rischio ma dopo aver calcolato le probabilità che quella cosa vada male. Vorrei vedere da parte della poesia, dell'ambiente della poesia, molto più coraggio. Grazie. Bene, allora se non ci sono altri interventi. No, volevo commentarmi con Alessandra e dire che sì, io sono convinta che ci sia bisogno del poeta, della sua complessità, intesa come densità, qualcosa di difficile per poter essere, come dire, un faro di orientativo in questa società. Ecco, sul essere in presenza, come dire, positiva in rete, ho qualche dubbio, nel senso che secondo me la poesia ha bisogno di tempi lunghi in chi la scrive e in chi la legge per compiersi. E anche chi la legge deve impiegare se stesso, le sue esperienze di lettura, la sua sensibilità per entrare in rapporto con la poesia. E quindi questo è, certo che sia comunque una difficoltà, sta a noi poi scegliere, darci dei tempi, come tu dicevi, no? Cioè, dobbiamo forse, ad esempio, per noi, della generazione forse ultima delle tue pagine, è più semplice. Non lo so, per voi giovani come me, o per quelli ancora più giovani di voi, ecco, come possa essere possibile conciliare il credo della poesia e del suo valore con questo consumo velocissimo che va contro la richiesta stessa della poesia dei tempi per poter sedimentare. Ma infatti questa è tu che scrivi molto bene poesia, lo sai, è una sfida grandissima, perché quando noi esterniamo la colpa, cioè la diamo a qualcos'altro, è colpa, siamo meno protagonisti, e la nostra società un po' vuole farci fare questo, cioè vuole eterodirigerci, ci porta a fare quello che in realtà vuole fare lei. Qui dobbiamo tornare ad essere responsabili, perché è vero, ci sono le tempistiche, lo dicevamo prima, tra poesie e rete sono diverse, la rete tende a fagocitare tutto quello che entra al suo interno, pensiamo anche alla problematica delle fake news, quindi dove parliamo di notizie e non di poesia, dobbiamo essere noi, siamo direttamente responsabili. Non è un'operazione semplice, tanto è vero che una delle proposte che in riferimento alla rete continua ad essere fatta è quella di iniziare a portare lo studio della rete all'interno delle scuole, fin dai gradi agli ordini più bassi, quindi già dai bambini, così come bisognerebbe portare anche lo studio della poesia fuori dall'antologia classica, perché la poesia non è solo la poesia di Leopardi, che è anche quello e dovrà rimanere sempre quello, ma è anche altro, proprio perché la poesia è anche pensiero, è anche linguaggio. E visto che soprattutto nei confronti della rete, lo strumento legislativo è lentissimo, perché noi parliamo di qualcosa che va velocissimo con qualcosa che dal punto di vista burocratico sappiamo bene quali sono le tempistiche. Quindi la prima forma è capire come funziona la rete, capire cosa possiamo fare e cosa è meglio non fare per noi come persone e anche per la poesia. E al posto della poesia potremmo mettere tutto quello che ci interessa, cioè un uso della rete è fondamentale. Anche perché tu dicevi appunto dei giovanissimi, si parla sempre di alfabetizzazione digitale, ma l'alfabetizzazione digitale, cioè il fatto che io so usare il mio smartphone oppure so scrivere un post su Facebook, non necessariamente, anzi, quasi mai coincide con il sapere
a livello cognitivo e a livello relazionale cosa comporta quell'azione. Cioè sapere come funziona la rete vuol dire interrogarsi su un sacco di cose, cosa comporta dal punto di vista economico, sociale, un gesto, un altro. Mastroianni e Greno, in Piedi lo acceso, cercano di spiegare quale potrebbe essere un buon uso della rete, e questo va fatto anche perché paradossalmente i giovanissimi, cioè gli alfabetizzati digitali, la usano peggio, cioè sono molto più inconsapevoli della rete rispetto alle generazioni precedenti, che sono forse meno alfabetizzati ma hanno capito meglio come